Bentrovati al TG Web. È stata arrestata la pensionata settantenne e incensurata che in casa a Seregno custodiva un vero e proprio arsenale. Lei e il figlio 34enne sono stati definiti dalle forze dell'ordine insospettabili. Apriamo ancora una volta con la cronaca il nostro giornale. Proseguiamo poi il nostro tour tra i lavori pubblici in città. Questa settimana parliamo di due interventi già conclusi, i giardinetti di via Umberto e Piazza Libertà. Alla Corte del Cotone invece sta nascendo la casa delle associazioni, già una decina, quelle che hanno trovato uno spazio. Ampio poi il tempo dedicato alla cultura con la grande mostra di Duanò all'Arengario di Monza e allo sport con la 100 km di Seregno che quest'anno ospiterà i campionati italiani di 50 km. Ci fermiamo qui, titoli e poi iniziamo il giornale. Pensionata, settantenne, incensurata, custodiva un arsenale. Rifatti i vialetti interni dell'area verde accanto alla sala del Consiglio Comunale. Fino al 3 luglio all'Arengario di Monza una mostra dedicata a uno dei più grandi fotografi del Novecento. Domenica 10 aprile torna la 100 km di Seregno. Tre gare e un titolo nazionale in palio. Apriamo con la cronaca. Pensionata, settantenne, incensurata, custodiva un arsenale in casa. Il servizio. Due fucili a pompa, un Kalashnikov, una mitraglietta Scorpion, una pistola tedesca calibro 9, una Beretta 7,65 con matricola brasa, caricatori e diverse centinaia di munizioni di vario calibro e un rudimentale ordigno esplosivo di elevata capacità offensiva. Questo è l'arsenale trovato a Seregno, in casa di una pensionata, settantenne incensurata, assolutamente insospettabile. La donna e il figlio 34enne sono stati arrestati per detenzione illegale di armi da guerra e di armi clandestine. La settantenne è rimasta ai domiciliari, mentre il figlio è stato condotto nel carcere di Monza. Nessuno dei due ha voluto chiarire i fatti. Le armi, tutte in piena efficienza, sono state inviate al RIS di Parma per gli accertamenti tecnici e per chiarire se possano essere state utilizzate per compiere dei reati. Cambiamo pagina e proseguiamo il nostro tour tra i lavori pubblici in città. Questa settimana parliamo di due interventi già conclusi. Partiamo da via Umberto e dai giardini pubblici accanto alla sala consiliare. Nuovi vialetti interni al giardino pubblico di via Umberto. Il manto d'asfalto del piccolo polmone verde in centro città è stato rifatto e i lavori si sono conclusi da una ventina di giorni. Molto frequentato da mamme e nonni con bambini ed anziani, il parco accanto alla sala del Consiglio Comunale è stato sistemato da un privato che sta eseguendo un intervento edilizio sull'immobile di Piazza Roma, con il retro che affaccia sul parco 25 aprile. Una parte del parco è stata chiusa per consentire l'insediamento del cantiere privato con il transito dei mezzi verso via La Marmora e De Gasperi, evitando in questo modo il via vai dei camion e altri mezzi pesanti su Piazza Roma. A parziale compensazione di tale occupazione, che durerà più di un anno, è stato chiesto al soggetto privato di intervenire sul parchetto tra via Umberto e via Marconi. Risale invece a qualche mese fa la sistemazione di Piazza Libertà e della fontana del Mangia Bagai. Nuova pavimentazione in porfido e fontana del Mangia Bagai. Così da qualche mese si presenta Piazza Libertà, l'area di fronte a Palazzo Andreani Caponaghi, sede di rappresentanza del comune. Per la nuova pavimentazione, infatti, al posto del cotto, sono stati utilizzati materiali pregiati, porfido e pietre naturali. In particolare il porfido rosso, noto anche come quaszo al monte, che fa così emergere con più forza la fontana del Mangia Bagai, chiamata così per via del Biscione, lo stemma visconteo che mangia il bambino. La fontana, che risale agli anni 30 del secolo scorso, è una copia di un battistero del XV secolo in marmo bianco che si trova a Bellinzona. Il restauro conservativo è stato curato da Antonio De Nova. Circa 60.000 euro l'investimento complessivo fatto. Trovata una sede alternativa per le associazioni di Seregno sotto sfratto dall'istituto Cabiati Ronzoni di via San Benedetto. Il servizio. Sono una decina le associazioni che da questa settimana hanno una nuova casa. Si tratta dei sodalizi ospitati dall'istituto Cabiati Ronzoni di via San Benedetto, che si sono trasferiti alla Corte del Cotone, edificio di proprietà del comune. Le associazioni, fino a settimana scorsa, si trovavano nel padiglione Colli, che era stato preso in affitto dal comune di Seregno con un esborso annuo di poco inferiore ai 40.000 euro. Sono due le associazioni che, per ragioni tecniche, per ora, sono senza casa: la Compagnia Teatrale Nuovo Sipario 2000 e l'Accademia Filarmonica Città di Seregno. Il comune di Seregno cerca sei giovani per il servizio civile nazionale.
Il servizio è rivolto ai ragazzi da 18 ai 29 anni non compiuti, comporta un impegno di circa 30 ore settimanali per un anno a partire dal 1 settembre. Offre un contributo mensile di 433,80 euro, l'attestato e la certificazione delle competenze acquisite. Tre i progetti attivati dal Comune: politiche culturali, biblioteca e servizio minori. In ogni area saranno impegnati 2 volontari. La scadenza per presentare le domande è il 20 aprile. Prima in Brianza e 26esima in Italia è la torre del santuario di Santa Valeria che, è proprio il caso di dirlo, svetta per altezza. Lo ha certificato l'Associazione Italiana di Campanologia. Il servizio. I campanili di Seregno, Monza, Lissone e Villa Santa sono tra le torri campanarie più alte d'Italia. Lo ha certificato l'Associazione Italiana di Campanologia, secondo cui sono ben 4 i campanili di città della Brianza a piazzarsi nei primi 50 posti fra quelli che svettano la penisola, con altezza superiore a 70 metri. E la torre campanaria brianzola più alta è quella del santuario di Santa Valeria Seregno, che con la statua della Madonna posta in cima raggiunge gli 81,15 metri per 297 gradini. Un risultato che la porta al 26esimo posto tra i campanili italiani e al primo posto tra quelli del territorio brianzolo. L'idea del campanile risale agli inizi degli anni 50. Abbandonato per problemi finanziari, il progetto fu ripreso un decennio più tardi da Don Giuseppe Rimoldi, a ricordo di tutte le vittime delle due guerre mondiali, e affidato a Geometra Calastri e all'ingegnere Sironi. Finanziato da Antonio Nobili, il campanile fu costruito tra il 1963 e il 1965, quando il 25 aprile l'opera conclusa fu benedetta da Monsignor Luigi Gandini. Il campanile è costituito da una struttura portante in cemento armato e rivestito di mattoni a vista. Nel 1980, nel 1997 e nel 1999 sono stati eseguiti 3 interventi conservativi per evitare la crisi del calcestruzzo con cui sono stati costruiti gli elementi portanti. Apriamo la pagina della cultura. L'Arengario di Monza ospita una grande mostra fotografica dedicata a uno dei più grandi fotografi del Novecento. Siamo andati a visitarla. 80 fotografie originali che ripercorrono i primi 44 anni della carriera di Robert Doisneau, uno dei più grandi fotografi del Novecento. Dalla sua prima fotografia, scattata nel 1929 a solo 17 anni, fino alle ultime degli anni 70, una ventina di anni prima della sua scomparsa. L'Arengario di Monza ospita, fino al 3 luglio, la mostra Robert Doisneau, Le Merveilleux Quotidien, un fotografo che durante la sua lunga carriera ha realizzato oltre 450.000 fotografie. Ci sono tutta una serie di scatti che raccontano dalle periferie che lui amava molto e che raccontava appunto che percepiva che stavano cambiando e forse un giorno sarebbero scomparse. Alle tante immagini in cui si innescano dei giochi di sguardi tra i vari personaggi e protagonisti dello scatto, ad altre foto dove comunque tra primo piano e sfondo, contesti vari, si creano dei veri e propri dialoghi e relazioni. In mostra Monza oltre 50 scatti stampati direttamente dall'autore ed esposti per la prima volta in Italia insieme a un percorso cronologico pensato per far scoprire non solo l'opera del maestro, ma anche l'uomo Robert Doisneau. Con il suo spirito curioso, Doisneau è riuscito a mostrare il mondo che vedeva e che viveva intorno a lui, un vero e proprio narratore della realtà che ha saputo, in maniera sublime, immortalare e trasmettere la vera vita di tutti i giorni della capitale francese. Lui amava frequentare Parigi, c'è stato il periodo in cui a Parigi sono state distrutte le Halles e ricostruite e lui andava quasi tutti i giorni, o meglio quasi tutti i giorni e le notti, e frequentava finché era diventato uno di loro. E questo è il meraviglioso quotidiano di Doisneau. Sono proprio le parole del maestro, attraverso testi originali e video, a guidare il pubblico lungo lo spazio espositivo alla scoperta del mondo che si nasconde dietro i suoi straordinari scatti. Dai luoghi affascinanti della Ville Lumière tra le botteghe di un tempo, ai bambini che giocano per strada, dagli innamorati ai momenti di festa. Doisneau è come se lucidamente costruisse delle immagini in cui c'è qualcosa che accade, una scena, e qualcuno che guarda come spettatore ciò che sta succedendo. Dopodiché noi sappiamo che il gioco si completa con un fotografo che è alle spalle di tutto questo e fotografa la scena, e noi che in fondo siamo al di là ancora di questo e chiudiamo il cerchio.
La mostra, a cura dell'atelier Robert Duaneau, realizzata da Fondazione per la Storia della Fotografia e Vidi, in collaborazione col Comune di Monza, può essere visitata fino al 3 luglio. Parliamo di sport. Domenica torna la 100 km di Seregno Trofeo Italsilva e quest'anno la 50 km assegnerà il titolo di campione italiano di servizio. 100 km di corsa e sofferenza. Al via domenica 10 aprile la 100 km di Seregno Trofeo Italsilva, l'ultramaratona della Brianza giunta all'ottava edizione. Una gara per superatleti, capaci di sopportare la fatica e difficoltà pur di tagliare il traguardo. Il tempo massimo per concludere la prova è fissato in 15 ore, ma i primi ci metteranno tra le 6 ore e mezza e le 7. L'anno scorso il vincitore, il 38enne spagnolo Esparza Olano Ibon, ha impiegato 6 ore e 47 per completare il percorso. Consistente la pattuglia dei nazionali al via della 100 km. Alberico Di Cecco, che sulle strade della Brianza nel 2012 ottenne un terzo posto mondiale e nel 2014 vinse il titolo italiano, Herman Kmüller, vincitore l'anno scorso della 60 km. Tra le donne, Cristina Pitonzo, vice campionessa italiana nel 2014, e Maria Ilaria Fossati, terza nel 2013. Al via della 100 anche il brianzolo Pietro Colnaghi. Quinta Salso Maggiore ha rinunciato alla 50 per provare a vincere l'ultramaratona di casa. C'è chi farà la metà dei chilometri, 50, e in questo caso in palio c'è il titolo di campione italiano di 50 km su strada. Assenti i campioni italiani in carica, Paolo Battelli e Katia Figini, sarà Bagar. Favorito l'azzurro Andrea Zambelli, 45 anni, scandiano, in provincia di Reggio Emilia. In corsa per il titolo anche Stefano Balatta, 41 anni, di Biella, sesto agli ultimi campionati italiani, lo scorso 22 novembre a Sasso Maggiore. Tra le donne, favorita d'obbligo, la brianzola Noemi Gizzi, ingegnere, 41 anni, la Gizzi a Seregno una 50 km l'ha già vinta, nel 2011. L'anno scorso, invece, ha tagliato il traguardo per prima nella 60 km, con un tempo di 4 ore e 35 minuti. La partenza è prevista alle 8 da Via La Porada. Attraverso 5 comuni, Seregno, Cabiate, Giussano, Verano e Carate e il Parco 2 Giugno e La Porada, gli ultramaratoneti correranno sullo stesso percorso del Mondiale 2012. Le gare di Seregno serviranno come test per selezionare gli azzurri che faranno parte della Spedizione Mondiale 2016, il primo fine settimana di dicembre. In ballottaggio Spagna e Qatar, la decisione ad aprile. Non solo 100 e 50, ci sarà spazio anche per i cosiddetti podisti della domenica e per bambini e famiglie. Alle 9, quando gli ultramaratoneti della 100 e della 50 km saranno in gara già da un'ora, partiranno gli atleti della Maxi Sport Half Marathon, una mezza maratona di 21 km. Favorito il marocchino Mokrai Rachen, 37 anni, che l'anno scorso vinse con l'ottimo tempo di 1:09:44. Il marocchino, che aveva già vinto la mezza del 2011 stabilendo il record del percorso con 1:07:05, se la dovrà vedere con Ahmed Nazef. Italiano di origine marocchine, Nazef quest'anno ha corso la maratona di Taipei con il tempo di 2:22. Alle 9:45 spazia le famiglie con la Strasse Regno. Giunta alla stessa edizione, la gara non agonistica di 6-12 km attraverso i parchi della città. Attesi circa 2.500 iscritti tra genitori, bambini e nonni. Il nostro giornale si chiude qui, grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci a settimana prossima.